All'inizio del processo di integrazione europea, dopo il secondo conflitto mondiale, abbiamo avuto istituzioni europee, abbiamo avuto comunità europee, le quali avevano all'interno singole istituzioni per le singole comunità. Ad esempio, abbiamo avuto la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio nel 1951, la quale aveva l'alta autorità come organo esecutivo, poi aveva il Consiglio dei Ministri. Abbiamo avuto poi il 25 marzo 1957 a Roma i trattati che hanno istituito la Comunità Economica Europea e la Comunità Europea per l'Energia Atomica. Ognuna di queste due comunità istituite a Roma aveva una commissione come organo esecutivo e aveva un Consiglio dei Ministri. Vi era poi il Parlamento Europeo e la Corte di Giustizia, che erano comuni a tutte le comunità. Ad un certo punto sono state vinte resistenze nazionali e nel 1965 è stato firmato un trattato il quale ha fuso tutte le istituzioni all'interno di queste tre comunità. Per cui abbiamo avuto il trattato, è entrato in vigore il 1 luglio 1967, quest'anno è un anniversario, il quale ha previsto un'unica Commissione europea per le tre comunità, un unico Consiglio dei Ministri per le tre comunità e poi comune era già da prima il Parlamento europeo e la Commissione e la Corte di Giustizia. Va detto che il Parlamento europeo all'inizio non era tale, si chiamava Assemblea Comune e solamente con l'Atto Unico Europeo di Lussemburgo del 1986 è stata riconosciuta la denominazione ufficiale di Parlamento europeo. Ecco dunque questa continua affermazione di processi per rafforzare ulteriormente l'unità all'interno delle istituzioni, all'interno delle varie comunità europee, per avere una convergenza, evidentemente evitando che varie istituzioni in singole comunità potessero risultare dispersive. Questo fa parte delle difficoltà anche che si trovano sempre nell'ambito del processo di integrazione europea, ma una linea che porta avanti un processo di unità e di rafforzamento dei vari organismi comunitari. We'll be right back.